Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Vi do il benvenuto a un nuovo appuntamento delle lezioni di storia, il ciclo di webinar di Mondadori Education che ci accompagnerà fino a maggio. Come al solito vi fornisco subito alcune informazioni pratiche e tecniche. Partecipare e ascoltare la lezione dà diritto a un certificato, a un attestato di partecipazione che troverete a disposizione già da domani nella sezione mondadorieducation.it/attestati nella sezione del sito e comunque vi arriverà una mail con le istruzioni per scaricare l'attestato. Vi ricordo che il video della lezione resterà a disposizione sul canale YouTube della casa editrice, quindi lo potrete rivedere o proiettare in classe anche nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, senza nessun problema. Vi ricordo che durante la lezione potete fare delle domande sfruttando la chat di YouTube e poi dopo ci penserò io a riportare alla relatrice le vostre domande. E infine vi ricordo che le slide che vedrete proiettate durante la lezione e una scheda didattica che sarà curata dalla redazione scolastica della casa editrice sui temi che oggi affrontiamo saranno a vostra disposizione fra una decina di giorni nella sezione archivio del sito della casa editrice. Veniamo quindi alla lezione di oggi che sfrutta un anniversario. Infatti è il motivo per cui abbiamo cambiato giorno. Di solito le facciamo di lunedì o martedì le lezioni di storia, ma oggi è un secolo esatto dalla fondazione del Partito Comunista d'Italia. Poi Partito Comunista Italiano. Ne approfittiamo per fare un bilancio di questa esperienza storica con la professoressa Anna Tonelli. Buonasera a tutti. Buonasera, professoressa. Anna Tonelli insegna storia contemporanea e storia dei partiti e sistemi politici all'Università di Urbino. È autrice di molti studi sul tema di cui oggi ci occupiamo. E in particolare mi permetto di ricordare la sua ultima fatica, un libro su Teresa Noce, si chiama Nome di battaglia e stella, Teresa Noce, una donna comunista nel Novecento, che è appena uscito per i tipi di Le Monnier nella collana Quaderni di Storia. Io vi ringrazio, vi saluto tutti e cedo la parola alla professoressa per la lezione. Benissimo, ringrazio gli organizzatori, ringrazio coloro che mi stanno ascoltando e siamo qua a parlare appunto di questo centenario alla fine di una giornata che ha prodotto una serie di iniziative infinite sia sui mezzi di comunicazione che anche dal punto di vista della produzione di libri, che è stata quasi una sorpresa nella sua grande quantità. Sorpresa giustificata perché naturalmente siamo di fronte a un centenario che si sofferma sulla storia del più grande partito comunista d'Occidente, quindi una storia che contiene tantissime altre storie, molte biografie dei protagonisti, ma anche tutti quei legami, tutti quei fili che hanno permesso di costruire i tasselli della storia d'Italia. E quindi io che ho studiato da sempre la storia politica con un occhio legato alla vita quotidiana degli individui, dei soggetti collettivi, ritengo che studiare appunto questa storia di un partito e occuparsi di questo centenario voglia dire conoscere e individuare alcuni punti fermi di questa storia per sottrarre anche questo anniversario dalle dispute politiche o ideologiche, se ne sentono davvero ripetere in continuazione,
soprattutto a partire dalle tesi preconcette di chi vuole dimostrare che proprio la scissione di Livorno porta all'incipit della disgregazione della sinistra. E non è certo con le tesi preconcette che si capisce la storia e anche la storia del PC. E quindi per farlo bisogna individuare i pilastri di questa storia, i fili rossi che ci permettono di capire quanto questo partito abbia seguito e abbia anche per molti versi dato delle scansioni precise alla storia d'Italia, alla storia politica, sociale ed anche economica dell'Italia, soprattutto del Novecento. Mi ha molto colpito una frase di Jean-Paul Sartre che dice che per capire l'Italia bisogna partire dal PC. Il PC è l'Italia, ha scritto, no? Quasi in maniera quasi troppo enfatica, ma per individuare in un partito che non a caso ho scelto come titolo di questa lezione il partito di massa, appunto quel partito di massa come l'anima della storia politica del Novecento. Ripeto, senza partigianeria, non siamo qui a ricostruire una storia né con una visione nostalgica del come eravamo, né con una visione demonizzante, no? Anche questo è tipico, se volete, dell'utilizzo, dell'uso politico della storia, no? Di tirare il soggetto in questione da una parte e dall'altra. Togliamo completamente questa visione, questo modo di impostare il tema, e proviamo a costruire, a identificare quelli che appunto poc'anzi ho definito i pilastri di questa storia. Quali sono le fondamenta della storia del Partito Comunista? Secondo me sono sostanzialmente quattro i punti fondamentali, se ne possono trovare tanti altri, ma insomma cercherò di seguire attraverso questi quattro punti il ragionamento. Il primo è una parola molto desueta ai noi nella politica contemporanea, che io invece ritengo essere centrale per un partito e per una storia politica, cioè la capacità di costruire una cultura politica con i valori, i riferimenti, gli ideali e le capacità anche di ordire una trama che penetra nella vita non solo dei militanti, ma nella vita dei cittadini, no? E quindi questo è un punto che per quel che riguarda il Partito Comunista è centrale. Il secondo filo è la strategia, una strategia politica, che vuol dire cercare di trovare le parole, le linee politiche adatte a fare politica sia dal punto di vista dell'opposizione, come è stato il Partito Comunista per quasi sempre, e sia come progetto di governo, no? Quindi una strategia ben chiara. Terzo punto, che è decisivo proprio sulla storia del PC, è l'organizzazione. L'organizzazione è una delle anime del Partito Comunista, che permette di allargare la sua presenza su tutto il territorio e con un consenso e coinvolgimento di soggetti diversi, sia dal punto di vista generazionale, sia dal punto di vista sociale.
Quarto punto che io ho studiato molto, e anche questo si riaggancia molto anche al primo, della cultura politica, è una capacità di formazione e di educazione politica. La formazione del militante e quindi il raggiungimento, la conquista dell'affidabilità politica che permetteva appunto di diventare un quadro o un dirigente di partito era assolutamente fondamentale. Tutti questi elementi ci portano a capire quali sono i vari passi della trasformazione del partito in partito di massa. Per farlo ovviamente partiamo dalle origini e quindi proprio dal giorno di fondazione appunto porta immediatamente al centenario, ovvero a quel 21 gennaio del 1921 della scissione, scusate le mie S, le mie Z un po' romagnole che sibilano, di Livorno. Per introdurre appunto come avviene questo passaggio, facciamo partire un video, chiedo a Luca De Gregorio, che ringrazio, di far partire questo video, che in pochissimo tempo è un video che come i successivi mi è stato dato e concessa l'autorizzazione dall'associazione Enrico Berlinguer, che è una delle associazioni che si occupa del recupero della memoria. Questo video ci fa partire appunto da quel famoso 21 gennaio. Il 15 gennaio 1921 si apriva a Livorno il 17° congresso nazionale del Partito Socialista. Sotto l'unità formale del partito si celava la profonda e insanabile frattura di due opposte concezioni, quella rivoluzionaria e quella riformista. In quell'ora grave per il popolo italiano, i comunisti sostennero la necessità di un partito ideologicamente unito, capace di guidare i lavoratori alla lotta e alla vittoria. L'espulsione dei riformisti si rendeva perciò necessaria. Per i comunisti parlarono Amedeo Bordiga e Umberto Terracini. Alla corrente comunista replicarono Morgari, Modigliani, Treves, Turati. Ecco, queste poche immagini, ma molto interessanti, già ci inquadrano le ragioni di questa spaccatura. Perché avviene questo dualismo tra i riformisti e i rivoluzionari? Tutto si gioca, e qui lo possiamo vedere anche dalla slide, sul secondo congresso dell'Internazionale Comunista, durante il quale Lenin, che è il teorizzatore, come sappiamo, della rivoluzione, sostiene che per aderire all'internazionale, tenete conto che il Partito Comunista d'Italia vuol dire la sezione dell'internazionale, era necessario espellere i riformisti che rifiutano la tattica rivoluzionaria, che ritenevano non fosse possibile in Italia e che fosse preferibile invece una sorta di gradualismo riformista. E oltre l'espulsione, insomma la separazione dai riformisti, c'era l'altra questione altrettanto importante, quella dell'adozione del nome comunista. E quindi una biura rispetto alla tradizione socialista.
tra coloro che ritenevano appunto che la rivoluzione fosse alle porte anche in Italia, pur avendo idee e posizioni diverse, c'erano appunto alcuni dei personaggi che abbiamo visto passare nel video, primo fra tutti Bordiga, che si chiama Amadeo, non Amedeo come è stato detto nel video, che è il più duro, il più intransigente, che riesce poi a convincere anche gli altri e subito dopo verrà disconosciuto, Bordiga, Gramsci e Terracini. Quindi il Partito Comunista d'Italia nasce per fare quella rivoluzione, seppure diversa da quella russa, che i socialisti non sapevano fare, e anzi Gramsci imputa al Partito Socialista di essere un ostaggio del parlamentarismo e di aver interpretato quello che stava avvenendo nel Biennio Rosso con l'occupazione delle fabbriche, una sorta di caporetto della classe operaia, usa parole anche molto forti. Anche se poi sarà Gramsci stesso a battersi contro l'intransigenza e il settarismo di Bordiga. E quindi da questa scissione di Livorno nasce il Partito Comunista d'Italia, che ha già un'organizzazione politica fortemente accentrata, basata già immediatamente su una ferrea disciplina. Questo sarà un carattere che il partito si porta avanti praticamente fino alla fine, diretta da un gruppo dirigente che aveva un potere decisionale molto forte, quando non assoluto, ma anche, altro aspetto caratterizzante, una volontà precisa di far crescere le masse, quindi di coinvolgere ceti sociali popolari che avevano come prospettiva la partecipazione e la realizzazione del socialismo. Vi dicevo che una figura fondamentale anche in questo passaggio è Antonio Gramsci. È un grande teorico che le cui fortune e la cui elaborazione teorica va molto al di là della storia del Partito Comunista, ma che appunto in questo passaggio diventa poi decisivo per l'elaborazione di quella rivoluzione in Occidente che è un po' la base del suo pensiero. Anche in questo caso facciamo vedere questa breve scheda video. La fotografia di Antonio Gramsci, studente a Torino con l'occhiale a pince-nez, è una di quelle immagini che sono rimaste impresse nella memoria storica di intere generazioni. Una delle non molte che ci rimangono di lui, insieme a quella terribile scattata dopo la morte, che testimonia della malattia che lo aveva colpito nel periodo del carcere, e a quelle che lo ritraggono da bambino in Sardegna con la famiglia e ancora nei gruppi della militanza politica a Torino o nelle foto segnaletiche che marcano la sua detenzione carceraria. Queste ultime sono le uniche sue fotografie dal momento del suo arresto nel 1926 a quello della sua morte 11 anni dopo. Il cinema non conserva di lui che pochi fotogrammi, girati a Mosca nel 1922 in occasione della sua partecipazione al quarto congresso dell'Internazionale Comunista. Una prima sequenza è quella in cui avanza in gruppo con gli altri delegati al congresso. Nella seconda sequenza vediamo Gramsci al centro, in secondo piano, ascoltare l'oratore e poi guardarsi intorno. La durata complessiva di queste inquadrature non supera i 10 secondi.
Ecco, i pochi fotogrammi e 10 secondi naturalmente non rendono giustizia alla personalità già all'epoca molto chiara di Gramsci, che fortunatamente diventerà uno dei teorici e dei pensatori, degli intellettuali più studiati tuttora in tutto il mondo. Ovviamente di Gramsci dovremmo fare delle lezioni anche molto articolate e complesse, dico solo due cose che ci servono per seguire il nostro ragionamento. Uno, vi dicevo poc'anzi, la sua idea della rivoluzione in Occidente, che vuol dire dare la dimensione di massa all'azione politica. Gramsci sostiene che il partito debba diventare il partito delle masse, il partito guida delle masse, e proprio per questo è il primo teorizzatore delle scuole di elevazione ideologica e di massa, che già alla metà degli anni 20 servivano per combattere l'arretratezza culturale e prefigurare quella lotta rivoluzionaria che non si poteva realizzare senza il contributo delle grandi masse. Il secondo concetto che tutti voi avrete ben presente è quello di egemonia, la famosa egemonia gramsciana come ispirazione e scelta di fondo per appunto una rivoluzione italiana che doveva appunto conquistare la maggioranza dei lavoratori e delle forze popolari e portare alla trasformazione delle basi dello Stato democratico. Quindi da una parte rivoluzione d'Occidente, dall'altra il concetto di egemonia legato alla elevazione ideologica delle masse. Gramsci è naturalmente colui che traghetta nella fase successiva, sia dal punto di vista teorico che anche ideologico, perché la fase successiva è quella che vede il Partito Comunista dover difendere la sua posizione, e non solo la sua posizione, le istanze di liberazione di fronte all'avvento del fascismo. E come sapete, anche qui lo dico in maniera molto veloce, in seguito al delitto Matteotti, di fronte al quale Gramsci è il primo a appellarsi allo sciopero generale dopo la scoperta del corpo del leader socialista, il fascismo presenta la sua faccia dittatoriale e di regime, e i partiti sono costretti appunto alla clandestinità perché vengono soppressi, e gran parte dei dirigenti e dei quadri è costretto ad andare in esilio oppure a provare varie vie di fuga. E qui siamo, lo vediamo dalla slide successiva, appunto al periodo della lotta antifascista, in cui i comunisti rappresentano ovviamente non solo, ma una delle forze organizzate più solide per appunto organizzare, per trovare una coesione appunto nella lotta contro il fascismo. Per farlo c'è quella fase che per molti viene identificata come il vero avvio della storia del Partito Comunista Antifascista, che sono le famose tesi di Lione del 26, in cui il partito vuole essere a capo delle forze motrici della rivoluzione antifascista
e comincia appunto una campagna, una mobilitazione che avviene attraverso una capillare organizzazione clandestina dentro l'Italia e fuori d'Italia. È un modo per tenere i fili della mobilitazione antifascista, per far capire quanto il partito fosse presente, quanto tutti gli attivisti, militanti, dirigenti fossero impegnati in una battaglia che metteva in campo tutte le forze, tutte le risorse per riconquistare la libertà e per riconquistare la democrazia. E quindi occorreva mobilitarsi contro il nemico nazifascista e cementare gli ideali e l'identità politica con la prospettiva di cacciare appunto il nemico e di instaurare una società socialista subito dopo, oltre che la democrazia. Togliatti parla della democrazia antifascista, popolare e progressiva, quindi è un disegno che teneva insieme appunto un'identità politica e la volontà, la capacità di mobilitarsi, di azioni che come sappiamo anche nella Resistenza, dovevano contemplare anche la lotta armata. Tutto questo come avveniva attraverso tutti i vari canali, primo fra tutti quello della stampa clandestina, diffondere, scrivere i fogli che naturalmente erano considerati sovversivi e quindi erano oggetto da parte della censura fascista, continuare a produrli voleva dire tenere vivo il partito e tenere i fili, perché naturalmente venivano diffusi attraverso la distribuzione clandestina, tenere i fili con gli altri attivisti. Anche qui un piccolissimo video, il video 3, sulla stampa antifascista per farvi capire quali erano i meccanismi anche di difficoltà di stampa in questo periodo. Quante volte è stata rischiata la vita per compilare, comporre, stampare e diffondere quei fogli gloriosi? Quante volte hanno rischiato la vita gli operai tipografi? Quante volte hanno rischiato la vita le donne coraggiose del nostro popolo? Oscure, eroiche operaie della stampa clandestina, che è un atto d'accusa contro i rinnegati, una sentenza di morte contro i nemici della patria. Ecco, quindi avete visto quanto la stampa appunto clandestina serviva da collante, no? Per dire noi ci siamo e continuiamo a resistere, e il fatto stesso che appunto un giornale come l'Unità, ma ce ne sono tanti altri fogli clandestini anche di una pagina eccetera, fossero diffusi in tutto il territorio era una prova di resistenza. E appunto arriviamo alla Resistenza, anche qui altro capitolo fondamentale della storia d'Italia e della storia del Partito Comunista, in cui appunto il partito svolge un ruolo anche dal punto di vista numerico di guida della Resistenza, non solo con il contributo dei partigiani, ma appunto anche nelle brigate, ma anche
nella cosiddetta resistenza civile, la resistenza popolare in cui tutti partecipavano, e poi appunto nei governi del Comitato di Liberazione Nazionale fino alla transizione appunto alla nuova Italia democratica, con il ruolo fondamentale svolto anche dai comunisti nell'Assemblea Costituente e nella scrittura della Carta Costituzionale, no? Il famoso spirito costituente nel quale anche il Partito Comunista e i suoi dirigenti hanno contribuito al passaggio difficilissimo appunto dalla dittatura alla nuova realtà dell'Italia repubblicana. E quindi arriviamo, finito il fascismo, tornato la nuova stagione democratica, al ruolo del PC nell'Italia repubblicana. Ed è appunto un ruolo che dimostra la dimensione del partito con una presenza centrale nella società. Anche dopo le elezioni politiche del 48, che segnano la sconfitta pesantissima del Fronte Popolare e quindi la sconfitta delle sinistre, il Partito Comunista appunto segue la nuova linea togliattiana del Partito Nuovo, con la necessità e la volontà di un radicamento davvero capillare in tutti i territori e in tutti i luoghi di lavoro, fino ad arrivare a un numero di iscritti davvero incredibilmente alto. Si passa dal 1,5 milioni ai 2 milioni di iscritti, e quindi caratterizzandosi sempre di più come il partito di massa e il partito dei quadri. Che cosa vuol dire partito di massa? Vuol dire un partito che non solo ha i grandi numeri, ma che vuole diventare una presenza centrale nella costruzione di una democrazia sociale e anche di un'economia mista, che debba portare a una trasformazione in senso socialista della, dell'Italia stessa. E qui abbiamo l'eterno dilemma che anche adesso si continua a presentare anche nelle discussioni appunto di questo anniversario, se il partito abbia mai, il PC abbia mai deciso in maniera così dichiarata di intraprendere la strada della socialdemocrazia. A me non interessa risolvere questo interrogativo, ma mi interessa capire come il partito abbia trasformato questa sua linea politica di penetrazione dentro la società. Il partito di massa è il partito che crea strutture e organismi in grado di coinvolgere uomini, donne, giovani, forze popolari, intellettuali, sia con formazioni di partito, no? Nascono e si sviluppano in tutti i territori le federazioni e addirittura le cellule dentro le fabbriche, ma anche un associazionismo di partito legato al partito che riguarda i sindacati, le camere del lavoro, le cooperative, le case del popolo, no? Una sorta appunto di penetrazione vera e propria degli organismi di partito dentro la storia del paese stesso.
Anche qui vi faccio vedere un video molto, molto breve su qual era l'idea della cooperativa, no? Che cosa sono le cooperative sociali, che significato hanno. Il video 4. Siamo in una moderna latteria sociale in Emilia. I contadini stanno portando alla cooperativa il latte delle loro vacche. Questa è una delle tante cooperative attraverso le quali i contadini emiliani hanno conquistato un elevato potere contrattuale sul mercato, realizzando notevoli progressi economici. Su questa via bisogna andare avanti in tutta Italia. Non vi può essere avvenire per le imprese contadine senza lo sviluppo di una vasta rete di forme associative e di cooperative. In questa latteria sociale tutto si svolge sotto il controllo dei contadini associati. Il latte conferito dai soci viene trasformato in formaggio grana. Con i sottoprodotti si allevano i maiali. Una nuova esperienza cooperativa è la stalla sociale. Con essa le imprese contadine associate possono realizzare una migliore produzione e aumentare i loro guadagni. Ecco, partito di massa vuol dire coinvolgimento, vuol dire far credere e in molti casi realizzare l'idea che anche le classi popolari, anche i contadini, anche gli operai, anche coloro che provengono da ceti sociali non abbienti siano in grado di produrre e di concorrere alla realizzazione di quella realtà, di quella società socialista, se volete anche in una realtà locale. Partito di massa vuol dire coinvolgimento anche nei riti di massa, quindi nella creazione di una comunicazione, diremmo adesso in termini moderni, una comunicazione politica che mirava al coinvolgimento e all'idea di appartenenza alla grande comunità comunista. Un altro appunto dei riti che io ho molto studiato e che mi è molto piaciuto capire qual era questo tipo di aggregazione, di creare la comunità comunista, sono le feste dell'unità. Le feste dell'unità che appunto segnano da una parte il contributo dei volontari che tutti concorrono alla realizzazione della cittadella dell'unità, che serviva ovviamente al finanziamento del partito, ma serviva anche all'idea di socialità e di aggregazione. Guardate questo filmato divertentissimo della festa dell'unità per il ritorno di Togliatti dopo l'attentato, che vi fa capire lo spirito della comunità comunista. Il video 5. Con i tempi che corrono non accade spesso di vedere gente così lieta. Donne e bambini che ridono, festosi saluti dai camion adorni di fiori e di bandiere. Dove vanno tutti questi italiani così contenti? Hanno fretta ad arrivare tutti insieme in qualche luogo. Vanno ad un appuntamento atteso lungamente. Nel grande stadio che non fu mai completamente affollato anche per la sua storia confusa e dal quale il popolo guardò così spesso con diffidenza e con amara ironia, oggi le sezioni del Partito Comunista di Roma costruiscono palchi, levano in alto insegne. I bambini sono venuti alla festa per primi ed una donna, per non perdere la sua giornata, si è portata allo stadio la roba da rammendare. È il giorno 26 settembre, l'appuntamento è dunque a Roma. È con Palmiro Togliatti, tornato al suo posto di combattimento alla testa della classe operaia italiana, dei lavoratori tutti, dei cittadini che amano la democrazia e la pace.
è un appuntamento al quale il popolo accorre festante. Da ogni parte d'Italia, con ogni mezzo, dal treno alla bicicletta. Si chiude oggi il mese della stampa comunista. Questa è dunque la festa dell'Unità, giornale del Partito dei Lavoratori. Ma è anche un avvenimento grande per il nostro popolo e per il nostro paese. Non è soltanto la festa di un giornale amato dai lavoratori, è anche la festa dell'Unità dei Lavoratori, dell'Unità del popolo italiano, insidiata oggi apertamente da una politica governativa di discordia e di odio. Ecco, questo video vi fa davvero capire che cosa è stato il coinvolgimento e quindi la creazione dei riti di massa. Partito di massa però non vuol dire partito di governo. Il Partito Comunista è sempre stato all'opposizione, ha visto passare tutti i governi a guida democristiana e anche fino al pentapartito. E anche però, pur essendo sempre stato all'opposizione, ha contribuito comunque a realizzare alcune riforme, alcune proposte di legge per quel che riguarda i diritti dei lavoratori, dei ceti popolari. È un partito che trova il suo apice anche dal punto di vista del consenso elettorale e degli iscritti, quindi ancora una volta del partito di massa a metà degli anni 70 con la segreteria di Berlinguer, dove c'è nelle famose elezioni del 75 e del 76 è quasi il rischio del sorpasso rispetto alla Democrazia Cristiana, che non riuscirà per un soffio, ma in questo periodo raggiunge il record dei consensi anche sul piano amministrativo e sarà la guida di sei regioni e di 29 province, come appunto il primo partito in gran parte delle maggiori città italiane. Il senso di massa, ma non abbiamo tempo, lo si vede anche dai funerali di Berlinguer, che rappresentano l'evento di commozione collettiva, ma anche di riconoscimento in un leader politico che ha fatto anche la storia del partito. Quella famosa prima pagina dell'Unità diretta da Emanuele Macaluso, appunto scomparso ieri e oggi con i funerali, con la grande scritta "Tutti", dimostrava quanto quel leader fosse il collante di non solo tutti i militanti, ma di una parte sana, vorrei dire, dell'Italia. E chiudo con velocemente appunto i due altri fili che vi avevo detto all'inizio, cioè il rapporto tra i dirigenti e la base e soprattutto l'idea che il PC diventi sempre più un partito pedagogico, un partito che insegna, che vuole entrare nel cervello e nel cuore appunto dei militanti, è una caratteristica del PC novecentesco. Cosa vuol dire il partito pedagogico? Vuol dire un partito che non solo detta la linea politica, ma che forma anche i comportamenti. Nel dualismo delle due morali dell'Italia del Novecento,
ovvero quello espresso diciamo dalla morale cattolica e dalla morale comunista, rappresenta anche un filo di convergenza appunto comportamentale, no? Le famose due chiese, cattolica e comunista, di fatto sembravano opposte sul piano, diciamo così, della dottrina, ma in realtà convergevano sull'idea della formazione del cittadino irreprensibile. Il Partito Comunista, questo è un altro degli aspetti che io ho molto studiato e che ritengo fondamentale per capire anche il costume del Novecento. Il Partito Comunista è il partito che ha e che segue una ferrea disciplina e una ferrea morale. E nei confronti di coloro che tra virgolette sbagliano sul piano del comportamento attua una sorta di tribunale, no? Viene chiamato il Tribunale Rosso, che comporta i richiami, i biasimi fino all'espulsione dal partito. Perché? Perché chi si comporta male vuol dire che non è degno di essere compreso appunto nell'idea di essere un buon comunista, sia perché non deve dare adito, no, a campagne anticomuniste dicendo i comunisti sono tutti libertini, trasgressivi, ma anche perché era una prova di affidabilità politica. Chi si comportava in maniera non corretta e non irreprensibile voleva dire che non era idoneo a svolgere un ruolo all'interno del partito stesso. Anche qui potrei farvi tantissimi esempi, ve ne faccio solo molto velocemente due e poi mi avvio alla conclusione. Uno è il famoso caso di Pasolini, che viene espulso nel 1949 per indegnità morale, per appunto un comportamento che viene immediatamente condannato ancora prima del processo, quindi un modo per liberarsi forse di un intellettuale scomodo, ma soprattutto condannato sul piano della morale. E l'altro è appunto un caso, anche questo interessantissimo, che ho affrontato nel libro che il dottor Mongatti ha prima menzionato, quello di Teresa Noce, una dirigente comunista che viene espulsa dalla direzione del partito perché si ribella contro l'annullamento del matrimonio, del suo matrimonio con un altro leader comunista come Luigi Longo, che utilizza il tribunale di San Marino senza avvertirla. Dove sta la colpa della Noce, che pretende che sia pubblicata una lettera sul Corriere della Sera, un giornale borghese, e quindi di mettere i cosiddetti aspetti privati davanti all'opinione pubblica di un giornale borghese, e per questo appunto viene estromessa dalla direzione del PC. Quindi elementi, comportamenti privati che finiscono per incidere sulle carriere politiche. Quindi una morale davvero rigidissima, forse in alcuni casi ancora più rigida di quella cattolica, che però denota quanto il Partito Comunista fosse un partito che si occupava anche della vita dei propri militanti. Chiudo appunto da dove sono partita, perché è importante, credo anche per molti di voi che insegnano, affrontare la storia del Partito Comunista e anche, se volete, l'eredità del Partito Comunista.
è importante perché rappresenta uno dei partiti fondamentali nella costruzione della storia italiana, appunto, non solo della storia politica italiana, ma della storia del Novecento, perché ha dato una priorità alle classi popolari, ha ricevuto il consenso e il protagonismo delle grandi masse, perché ha contribuito alla, diciamo, a dover conquistare le libertà civili e politiche, anche qui con le luci e le ombre, si potrebbe parlare del divorzio, ma non abbiamo tempo, e soprattutto appunto perché bisogna sottrarre la storia del Partito Comunista e di tanti anche altri partiti da quella sorta appunto di guerra di fazione, no? Tra quelli che vogliono rimpiangere ed esaltare la vecchia politica e gli altri che dicono che da Livorno è nato il vulnus della sinistra, che non ha mai avuto la capacità poi di governare. E quindi noi, credo tutti, noi storici, voi insegnanti, dovete spiegare la storia non con la lente del presente, perché con il come eravamo e come eravamo belli nel passato non si fa giustizia né della storia né del nostro presente. Grazie dell'attenzione, rimango a disposizione per domande, chiarimenti, dubbi, riflessioni. Professoressa, grazie davvero, è stata molto chiara, molto interessante e ha suscitato molte domande. Io cercherò di metterne un po' insieme per fare domande riassuntive di diverse questioni che sono sorte. La prima domanda che mi piace porgerle deriva da due video che abbiamo visto. Nel primo, quello sulla scissione, c'era quasi una contrapposizione visiva fra comunisti che erano tutti sui 20, sui 30 anni e i loro oppositori molto più anziani, appunto Bordiga, Gramsci, Terracini, rispetto a Treves, Modigliani. E d'altra parte, in un altro video, quello sulla lotta clandestina, abbiamo visto nominate e inquadrate delle donne. La domanda che voglio fare è questa: in che modo il Partito Comunista è stato anche capace, se lo è stato, di portare nuove generazioni e le donne a un'attività politica in prima persona, se lo è stato un veicolo in questo senso anche di modernizzazione della società, almeno in una certa fase? Sì, il rapporto del partito con le donne era uno dei temi che volevo affrontare, ma poi mi sono dilungata. Allora, ovviamente per qualsiasi tipo di ragionamento bisogna anche distinguere cronologicamente, no? Perché appunto gli anni 20 non sono gli anni 40, Togliatti non è Berlinguer, eccetera, eccetera. E quindi nella prima fase, appunto, anche dal punto di vista delle fisionomie, no? Anche l'idea di vedere le barbe lunghe tipiche del diciamo di coloro che venivano considerate un po' i profeti rispetto invece all'ala rivoluzionaria è altrettanto significativa. Però i fautori della rivoluzione, e qui appunto mi collego anche alla tua prima domanda, sono anche molto i giovani. I giovani sono coloro che vengono sempre di più attirati dall'idea della rivoluzione. Erano già stati
tra le anime degli interventisti nella guerra, no? L'idea che la gioventù sia sinonimo di appunto un cambiamento radicale. E questo, la prima fase appunto della scissione di Livorno, vede molti militanti anche giovani. Le donne arriveranno molto dopo. E questo è un capitolo, se volete, anche molto spinoso. Qual è il rapporto delle donne col PC e del PC con le donne? Non lo nascondo che, e questo anche le protagoniste poi alla fine lo riconoscono, che il Partito Comunista sia un partito molto gerarchico, ma anche molto maschilista. Che relega anche il carrierismo femminile in commissioni apposite, no? Sicuramente le donne sono presenti nella vita del Partito Comunista, ma legate alle commissioni femminili e anche ai temi femminili. Quindi per avere delle donne dirigenti bisogna aspettare molto tempo, anche le madri costituenti, che sono semplicemente 21, le comuniste avranno grandi difficoltà e saranno pochissime. E quindi è un rapporto, diciamo, molto, molto difficile. Mentre si sta riscoprendo più sul piano degli studi, in realtà, un protagonismo delle donne nell'antifascismo e nella resistenza. Per molto tempo si è taciuto anche di questo ruolo importante, anche che invece nel video era evidenziato, no? Appunto nella clandestinità, nella redazione dei giornali c'erano molte donne. Teresa Noci sarà una di queste, diventerà una delle anime dei giornali antifascisti in Francia, in Spagna. Se devo fare una considerazione generale, non posso certo dire che il Partito Comunista sia un partito a favore delle donne, è un partito progressista dove la partecipazione femminile e diciamo l'autonomia delle donne è molto molto ritardata. Altre domande che cerco di mettere insieme perché affrontano un macro tema è quello del rapporto del Partito Comunista Italiano con casa madre Russia, con il Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Aggiungo a questa domanda una domanda che è fondamentalmente la stessa, ovvero in che modo Togliatti prima e poi anche gli altri dirigenti successivi del Partito Comunista pensassero di poter davvero armonizzare comunismo e democrazia. Questo è ovviamente il problema dei problemi per quel che riguarda il Partito Comunista in un sistema democratico. Che cosa possiamo dire nel poco tempo che ovviamente abbiamo? Sì, questo è un tema monstrum che quindi bisognerebbe articolarlo bene. Per evitare quella demonizzazione che vi dicevo prima, no? C'è chi dice che il Partito Comunista fu sempre un partito bolscevico alle dipendenze solo di Mosca. Non è così come non si può leggere solo la specificità del Partito Comunista italiano come qualcosa di diverso dal sovietismo. Per farla breve, la democrazia progressiva di Togliatti voleva dire aver capito che la rivoluzione bolscevica in Italia non era attuabile. Di qui a prendere le distanze da Mosca passerà tantissimo tempo,
e anche Berlinguer, che poi alla fine appunto opera con tutte le difficoltà del caso, lo strappo lo farà sempre in maniera dolorosa. Perché? Perché la mitologia, più che l'idea della rivoluzione, la mitologia sovietica dentro la comunità comunista era molto forte. Basta vedere appunto il 56 che appunto non costituisce i famosi carri armati in Ungheria, non costituisce l'occasione per prendere le distanze da Mosca, lo sarà un po' di più ma non definitiva la primavera di Praga, e appunto bisogna arrivare all'eurocomunismo di Berlinguer per avere una nuova visione. Io penso che non si possa leggere questo rapporto né da una parte né solo con un aspetto né solo con l'altro. È un problema molto complesso, è un problema che fa parte della storia del partito, con anche una grande responsabilità, appunto, il non aver riconosciuto i mali del comunismo oppressivo, no? Staliniano e del totalitarismo. È sicuramente un grande punto opaco della storia del PC, ma non è neanche vero che il PC fosse completamente supino rispetto ai voleri di Mosca. Ecco, cerchiamo di leggere la storia guardando i riflessi da una parte e dall'altra, e mai con un'unica direzione. È il richiamo che lei ha fatto più volte a necessità da parte dello storico e del docente di guardare le cose senza preconcezioni, insomma senza preconcetti. Ecco. Altre domande vertono sugli errori, i motivi del mancato successo, della mancata maggioranza nel paese, se non magari nell'84 alle europee dopo la morte di Berlinguer. Ma una in particolare, una domanda che si aggira su questi temi, mi sembra piuttosto interessante. Se si può in qualche modo vedere nel 68 e nella forse incapacità del Partito Comunista di seguire quel vento di cambiamento che arrivava al movimento studentesco come un momento cardine in cui si perde il collegamento fra la lettura della società da parte del Partito Comunista. Anche qui c'è un doppio ragionamento da fare. È vero che il 68 non viene compreso fino in fondo dal PC, ma per una ragione diciamo di tattica politica. Il partito teme che appunto questa adesione al movimentismo giovanile finisca per prosciugare un canale di consenso, quello dei giovani, no? E quindi è un aspetto, diciamo, che lo fa così oscillare nei confronti della contestazione 68, ma è anche il periodo in cui, anche con il voto dei diciottenni e anche appunto con la politica berlingueriana, attira moltissimi giovani. Sotto la segreteria di Berlinguer si sfiorano i 2 milioni di iscritti, con una percentuale di giovani molto molto alta. Quindi da una parte è vero che sta fuori, diciamo così, delle logiche movimentiste, ma dall'altra c'è sempre appunto una attrazione da parte dei giovani nei confronti del partito progressista, che cominciava, anche questo è un altro tema che purtroppo non ho affrontato,
che cominciava a rendere attuale l'egemonia gramsciana sul piano della cultura. È il partito degli editori, è il partito della cultura in generale, del cinema, no? Di appunto dei grandi pilastri della cultura e dello spettacolo, altra critica che poi si addosserà nei confronti appunto dei detrattori che ritengono che gran parte dei gangli della cultura siano sempre stati così all'egida comunista, insomma. Per cui anche gli anni 70, peraltro appunto sono gli anni anche del terrorismo, altro capitolo che richiederebbe un ulteriore ragionamento, sono anni molto, molto complessi e che hanno bisogno di letture diversificate. Certo. Poiché ci avviamo verso la conclusione, direi che come ultima domanda le chiedo di dirci qualcosa sul capitolo finale della storia del Partito Comunista, cioè su ciò che succede con la caduta del muro di Berlino e poi la caduta dell'Unione Sovietica, in qualche modo se possiamo dare uno sguardo da lì in avanti verso la storia successiva. C'è chi ha chiesto se, per esempio, il PD possa essere davvero considerato l'erede del Partito Comunista. A me personalmente verrebbe da dire che no, però insomma magari lascio chiaramente a lei, non dico di arrivare fino a qua, ma lanciare uno sguardo sul post. Sì, sì. Sì. Certo. La fine del Partito Comunista legato appunto alla fine dell'esperienza comunista era inevitabile, cioè nel senso che comunque la si voglia guardare, la svolta della Bolognina di Occhetto è una svolta che corrispondeva alla attualità dei fatti. La cancellazione del termine comunista avveniva esattamente per le stesse ragioni per la quale era nata a Livorno, no? Quindi cancellare un nome ingombrante che era stato sconfitto, diciamo così, dalla storia. Quindi fu dolorosissima, credo necessaria. Detto questo, quella fine di quel partito segna anche la fine del partito novecentesco, che appunto aveva costituito una identità di quella Repubblica dei partiti di cui parlava Scoppola un po' di tempo fa, no? E quella storia finisce. Finisce perché finisce la storia di una parte del mondo, no? Non c'è più la guerra fredda, non sono tramontate le ideologie, sono tramontate le fedi, e quindi finisce quella storia politica lì. Da quel momento in avanti è un'altra storia, è un'altra storia politica, è un'altra storia del mondo, è un'altra storia di partiti che nascono diciamo, da quella possibile eredità. Il Partito Democratico della Sinistra, IDS e il PD, tanto più il PD, sono un'altra cosa. Il PD è la fusione di due tradizioni molto diverse, no? Non dimentichiamoci che appunto la Margherita è il nuovo soggetto politico che nasce dalla vecchia Democrazia Cristiana, quindi come spesso è stato detto, studiato e identificato, e io sono tra coloro che ritiene che sia così, è una fusione fredda tra due realtà che provengono da storie, tradizioni, identità diverse in un mondo diverso. Quindi il PD non ha veramente quasi, credo, nulla a che fare con il vecchio PC, insomma.
Io ringrazio la professoressa per questa lezione, per il tempo che ci ha dedicato, per aver risposto a molte delle domande, ovviamente non tutte, alcune andavano anche. Immagino che ce ne saranno tante altre. Sì, esatto. E, io ringrazio tutti gli ascoltatori e prima di salutare tutti, vi do appuntamento alla prossima lezione che sarà martedì 2 febbraio con Valeria Galimi che ci parlerà della società italiana e le persecuzioni degli ebrei. Saluto la professoressa e saluto tutti. Grazie, grazie dell'attenzione di essere stati qua per molto tempo. Arrivederci a tutti. A presto.